Era terminata con il salire sul palco e poi l'intervista di Umberto Pellizzari, la prima parte dedicata alla premiazione dell'11ª edizione del circuito Robbie Cup, proprio con il grande sub che ha voluto degnare, grazie al rapporto di amicizia, dicevamo già, con Mario Rota, ha voluto essere presente, insomma, questa premiazione che ha riguardato il mondo della mountain bike provinciale. Eravamo arrivati con le premiazioni alle prime società dopo aver premiato anche le categorie Elite Sport e Elite 1 e adesso le premiazioni, come potete vedere, continuano e io, come del resto ho già fatto anche nella prima parte, vado a leggervi insomma quelli che sono stati i primi a classificarsi per ogni categoria. Nella Master 1, che è la categoria che vedete sul podio, sul palco, al 15° posto si è piazzato Mirko Ghilardi del team Orotti, 14° Tiziano Bondioni del Niardo for Bike, 13° per l'Orobia Cup Mario Cantamessa, 12° Alessandro Pasta del team Zap, 11° Cristian Bentoglio del San Paolo d'Argon, 10° Adolfo Todeschini del Triangolo Lariano, 9° posto Andrea Zangari del Brember Valley, 8° Alberto Consonni della Mountain Bike di Parri, 7° Simone Agazzi della Robbie Cup, 6° posto per Diego Anelli del Caravaggio Off-Road, al 5° posto per la PMP Racing Team Oscar Bugada, 4° Luca Benvenuti del Triangolo Lariano e poi il podio, eccolo qua, con Luca Baronchelli della Robbie Cup al 3° posto, lo vedete lì sulla destra, Fabio Bertocchi della Fragneria Casali sulla sinistra del podio e al 1° posto per la Cicli Battistella Alessandro Maiuolo. Questo per quanto riguarda la Master 1, il tempo di congedarci dai nostri amici e poi sul palco arriveranno i Master 2, anche qui 15 atleti premiati, come già vi ho detto gli organizzatori non hanno lesinato soprattutto i premi, perché sono stati premiati durante la serata circa 200 bikers. Sono stati davvero tanti che hanno partecipato a tutte le gare, non sto qui a dirvi il numero, ma sicuramente gran parte ha ricevuto, chi nelle singole gare, al termine delle singole gare, chi alla serata finale ha ricevuto qualcosina. Master 2, dicevamo, la classifica per l'Orobie Cup è 15° Stefano Bacuzzi, 14° per il Parre Stefano Vanoncini, 13° posto Francesco Battista del team bike Ghisalba, 12° Andrea Nigroni, l'Orobie Cup, Paolo Abati, 11° della PMP, al 10° posto Giuseppe Venturini, sempre del team Ghisalba, poi al 9° Cristiano Reggia dei Falchi Blu, all'8° posto Daniele Zanforlin del Triangolo Lariano e al 6° posto Cristian Bertocchi della Falegnameria Casali, 5° Maurizio Piantoni del team Morotti, 4° Fabio Ernani Locatelli, mentre vedete il podio Stefano Dezio del KM Steel Torrevilla, al 3° posto Michele Tassetti del Gamba Cicli Team, al 2° posto vince questa categoria per la Valcavallina Lovato Elettrica Axevo Michele Bonacina. Ecco lì il podio completo, anche qui 15 premiati, davvero un po' i premi un pochettino per tutti e poi il piacere di una bella fotografia con come vi dicevo queste due splendide ragazze Alessia e Tatiana, che erano le vallette che hanno fatto da piacevolissimo contorno a quella che è stata una serata davvero tutta elettrizzante. Prima vi ricordo, per chi non ha seguito la prima parte delle premiazioni, che il primo degli ospiti importanti è stato il ancora professionista Paolo Tiralongo, grande spalla di Nibali, già di Contador 3 anni fa, adesso è il gregario di lusso di Vincenzo Nibali, visto che Paolo Tiralongo, anche se da tanti anni vive a Bergamo, anche lui però è siciliano. Master 3, andiamo con i primi 15 per la Colognese Bike, riceve il premio, eccolo lì, Giambattista Piacentini, 14° Ivan Spagnolati del Team Ghisalba, 13° Denis Garatti della Cicli Bettoni, 12° posto per Cristian Cocchi
del team Zapp, undicesimo Carlo Bergamelli della Robie Cup, decimo Diego Falchetti del Bottanuco, al nono posto Stefano Terzi del team bike di Trescore, all'ottavo Clivio Amigoni del team Morotti, settimo Dario Manzoni del Brember Valley, sesto Leonardo Consonni dei Bikers di Petosino, quinto posto per Fabrizio Nalin della Lambro Bike di Sovico, quarto posto per Stefano Ripamonti della Robie Cup. Al terzo posto e quindi il podio sul terzo gradino Gianluca Longoni del Triangolo Lariano, secondo Simone Fiori del team 99 di Milano e al primo posto Gian Michele Pasinelli dei Tokens Cicli di Costa Volpino. E qui le premiazioni, già che ci siamo, allora per quanto riguarda la Master 1, chiedo scusa, mi sono dimenticato di dirvelo, ha premiato Gianluca Oliari della Ethic Sport, nella Master 2 la premiazione del fratello di Mario Rota, il guru della manifestazione, titolare della 2R Pubblicità, Emanuele Rota, mentre la Master 3 per la ditta Rosti c'era Maurizio Alborghetti, lo vedete lì che vaga per il podio, lui che con la sua ditta ha partecipato davvero a numerosi, numerosi premi. Questa è la Master 3 che riceve il premio. Adesso attenzione, attenzione, perché questo è un filmato importante. Ed eccoli qua, li avete visti in primo piano, i top master, gli 11 top master, qui andiamo a chiamarli tutti sul palco, poi sarà ancora Umberto Pellizzari ad andare a premiarli e credo che anche per loro sia una grandissima soddisfazione. Vado con ordine, stanno salendo sul palco. All'undicesimo posto Roberto Panzeri della Pavan Freebike. Chi sono i top master per chi non mastica mountain bike? Sono i migliori 11 del circuito provinciale bergamasco della mountain bike. Sono coloro che praticamente questa categoria è stata creata solo da quest'anno. All'inizio sembrava non fosse così molto digeribile da parte degli atleti e invece poi alla fine insomma tutti si sono convinti che i top master hanno qualcosa in più degli altri. Vi dicevo, undicesimo posto per Roberto Panzeri della Pavan Freebike,
Decimo Marco Villa della Val Cavallina Lovato Elettriche, così come Stefano Bonadei, atleta di casa nostra, sempre della Val Cavallina Lovato Elettriche, si è piazzato al nono posto. All'ottavo Cesare Moro della Robbie K Mountain Bike, al settimo Josef Mostosi della VR Compositi Racing. Sesto posto Enrico Visinoni della Robbie K, altro atleta di casa nostra di Clusone in particolare. Quinto posto Marco Madaschi della Scott Racing Team, al quarto Luca Signori della Robbie K Mountain Bike, e quindi il podio così formato. Al terzo posto Luigi Bonucci del Team Bike Global, secondo posto l'ex professionista della bici, della corsa su strada in bicicletta naturalmente, Eddie Mazzoleni della VR Compositi Racing, ma vince quest'anno il titolo Andrea Giupponi della Robbie K Mountain Bike, ed eccolo lì sottoposto dal sottoscritto ad alcune domande. Diamo la colpa al Battista, vediamo. No, diciamo che è stata una grande battaglia. Fortunatamente rispetto all'anno scorso mi è andata bene, a me l'ultima gara. E niente, io spero che l'anno prossimo ci sia ancora Eddie, che non molla, e che anche qualcun altro. Fortunatamente c'era anche il Walter, che si è fatto male, era un bel avversario anche lui. Speriamo che salga in parte da qualche altro avversario e vedremo un po' come andrà. Allora, è stata una stagione, lasciamelo dire, stupenda, perché hai vinto, quando si vince è ancora più bella, però è stata una stagione veramente ottima sotto tutti i punti di vista, anche della qualità di tutti i partecipanti. Questa mountain bike non finisce più di stupire. No, poi diciamo che il circuito sta crescendo molto, adesso è 5-6 anni che lo sto facendo e 2 anni che sto puntando questo circuito, perché comunque qua a Bergamo è il numero 1 del circuito e lo rifarò anche l'anno prossimo e punterò la vittoria anche l'anno prossimo. Ci tengo a far bene, va bene, come ci fu. Grazie, grazie Andrea, vado con Eddie. Allora, qui proprio di fronte, eccolo lì, è sicuramente un ragazzo con il quale hai gareggiato su strada, perché credo che con Paolo sicuramente ti sarai, Paolo Tiralongo, ti sarai scontrato tante volte. Che cosa ti senti di suggerire a Paolo? La mountain bike è bella, vieni a te. Tiralongo! Ma innanzitutto lo saluto perché... Allora abitiamo a 100 metri da casa l'uno con l'altro, però non ci vediamo mai, io tra il lavoro, tra una cosa e l'altra non ci vediamo mai. Abbiamo condiviso tanti allenamenti insieme in passato, tante gare, non siamo mai stati compagni di squadra, e quello che mi sento di dire è che di pedalare il più possibile fin quando può, poi quando smetterà di pensare più altro alla sua carriera professionale dopo bici, poi sarà la passione di fare anche qualche altra gara mountain bike o le uscite, ben meglio. Avresti mai pensato 2 anni fa, quando hai cominciato a avvicinarti alla mountain bike, di arrivare a, diciamo, che questo sport ti prendesse così tanto, come in effetti l'ha preso anche in questa stagione? No, assolutamente, anche perché ho cominciato per scherzo, dopo 4-5 anni che ho smesso di correre, ho cominciato per scherzo, grazie a un amico, e poi, sai, la cosa nasce cosa, per passione, ho cominciato a lottare con i primi classifici con Andrea, e quest'anno, diciamo, ho fatto un buon salto di qualità, anche se col lavoro è difficile, anche con la famiglia è difficile controllare tutto, però la passione è forte, fare tanti piccoli sacrifici, e poi sono riparati dalle gare, dalle soddisfazioni che hanno poi nelle gare. Eddie Mazzoleni, adesso dov'è? Allora, raccontami, sono proprio così imprendibili questi due? Ma direi proprio che sì, sono dei grandi campioni e poi vedendo un po' la serata questa sera, vedendo le immagini poi di Tiralongo, di Pellizzari, ho visto prima tanti ragazzini, penso che sia proprio da stimolo anche per loro andare avanti a praticare sport. Ma anche per me, all'età di 44 anni, vedendo queste immagini, ancora da stimolo, insomma, anche per le chiedi. E insomma, praticamente mi sta minacciando, non è che pensate di avere risa facile anche per la prossima stagione? La prossima stagione, che io non mollo e penso di fare le carte, sperando, ecco, di riuscire ancora a scrivere sul podio, ma penso che sarà ancora più difficile.
Signori, i Top Master, grazie. E adesso un bellissimo, o forse stupendo, chissà in quanti di voi vorrebbero un autografo dal grande Pellizzari, viene consegnata la maglia del Top Master e il nome di Umberto Pellizzari. Se lo porteranno, lo daranno magari ai loro figlioli, lo daranno magari chissà anche alla morosa, chi ce l'ha, o alla moglie, per chi è la moglie, però con la voglia comunque di dire la maglietta firmata dal grande Umberto Pellizzari. E complimenti a tutti, facciamo andare un pochettino di musica in sottofondo, grazie. Dove vi si può trovare in Sardegna, voi gentiluomini? Che zona siete della Sardegna? Al nord, ahimè in questi giorni, con qualche problema, con questa terribile disgrazia, ci associamo al popolo sardo per quello che è successo. Io sono stato diversi anni in vacanza brevemente, ma ragione stupenda. Umberto Pellizzari al nord della Sardegna. Doveroso ringraziamento a Umberto Pellizzari, che oltre a fermarsi fino al momento della premiazione di Top Master si è fermato e soprattutto ha diciamo così autenticato, possiamo chiamare così, le magliette di Top Master che sono state consegnate agli 11 protagonisti del circuito 2013. Grande gesto di Umberto Pellizzari, poi a un certo punto ha chiesto se poteva andare via visto che doveva rientrare a Parma, città anche se lui è nato mi pare nel Varesotto, però adesso abita a Parma e dunque ha chiesto se poteva rientrare, se poteva andare. Noi naturalmente l'abbiamo salutato ringraziandolo per la sua cortesia. E poi la serata è proseguita, sta proseguendo come vedete dalle immagini, con la premiazione della Master 4. E credo, tra l'altro faccio un'altra precisazione, poi dovrò essere veloci, a Pellizzari Mario Rota ha consegnato come diciamo così omaggio per la sua presenza una splendida mountain bike, visto che tra le altre cose proprio Umberto Pellizzari non ha nascosto di amare questo sport, del resto da campione lo potrà certamente fare. Dicevo, le premiazioni a Master 4, in particolare 15° posto per Angelo Ferrari del gruppo Nulli, al 14° Daniele Bellomo del team Bike Ghisalba, 13° Andrea Giuseppe Rigotti del Bottanuco, 12° Massimo Zanforlin del Triangolo Lariano, 11° Roberto Carrara del San Paolo d'Argon Mountain Bike, 10° Fabio Cecchetti del Triangolo Lariano, 9° Massimo Barbaglio del San Paolo, così come della stessa squadra è l'8° Nicola Colosio, 7° posto per Stefano Ceresa del team Cicli Classic, 6° posto per Ivan Sala del Brembel Valley, 5° Stefano Gherardi della scuola mountain bike di San Paolo d'Argon, 4° Giovanni Preda della PMP Racing Team e il podio composto da Renato Colleoni, lo vedete lì al 3° posto, da Mario Nava della Robbie Cup, Renato Colleoni della VR Composite Racing, Mario Nava della Robbie Cup al 2° e vince questa categoria Master 4, un atleta che arriva da fuori provincia, in particolare Fabrizio Baggi del Triangolo Lariano. E poi altra premiazione, appena il tempo di salutare i nostri amici, come potete vedere sono davvero tantissimi biker premiati e del resto questo è piacevole per tutti che si sono portati via questo scatolone, non so neanche cosa ci fosse stato dentro, però so che era un premio che hanno comunque meritato questi amici appassionati bikers. Qualcuno qua davanti che va a occupare e soprattutto a chiudere un po' le immagini della nostra Emi Moretti impegnata dietro la telecamera, e adesso il tempo di far salire sul palco gli altri
15 appartenenti però alla Master 5, vale a dire coloro che si sono piazzati nei 15 posti per quanto riguarda appunto questa categoria. E qui è stata una gran bella gara subito dall'inizio, con quelli che si, i due atleti che si rincorrono da tantissimo tempo, forse dalla prima edizione del circuito, vale a dire Fabio Gelmi e Claudio Zanoletti, visto che hanno la stessa età, forse un anno di differenza, allora capitano spesso nella stessa categoria e c'è gran bagarre fra loro. Comunque la classifica è questa: al 15° posto Adriano Mottini della Brembert Valley, al 14° Giuseppe Vultaggio del team Zapp, 13° Natalino Savoldi della Mountain Bike di Parri, 12° Giovanni Bettinelli del team Colpac, 11° posto per Lauro Giovanni Rota del Brembert Valley, 10° Vincenzo Cucurullo del Triangolo Lariano, 9° posto per Pierangelo Bosatelli del San Paolo, 8° Marco Bonacina Robbie K Mountain Bike, mentre per la Mountain Bike di Parri 7° si è piazzato Giorgio Maver, 6° l'intramontabile Natale Bettineschi del Boario ASD, al 5° posto Andrea Rossi del Triangolo Lariano, 4° Giuseppe Canali della stessa società lariana, mentre il podio è composto e si sta componendo proprio in questo preciso istante dall'altrettanto intramontabile, naturalmente la categoria è questa qua, eccolo qua, caro amico Pietro Beretta della Val Cavallina Lovato Electric, che è stato preceduto in classifica al 2° posto da Fabio Gelmi della Tokens Cicli Bettoni di Costa Volpino, eccolo lì a sinistra, mentre sul gradino più alto del podio per lo Robbie Cup Mountain Bike sale quell'istrione di Claudio Zanoletti, ed eccolo lì. E qui le premiazioni, mi devo scusare, le Master 4 sono stati premiati da Antonio Tonoli, titolare del negozio Bike Globe, questo invece è Angelo Viscardi della ditta Cycling, che sta premiando questa Master 5, mentre rimarrà Angelo Viscardi, credo, a premiare anche la Master 6, che andremo fra poco. Andremo a vedere sul podio. Vedete, premio davvero per tutti, complimenti doverosi a questi signori che, per carità, non sono più giovanissimi, ma che hanno davvero ancora tanto tanto da dare per questo sport. E adesso salgono sul podio i meno giovani del circuito Master 6, Master 7, ad iniziare da questo signore, lo vedete lì inquadrato, che va a ritirare il suo premio. Si tratta di Giglio Fantini del team Cycle Classic, alla soglia, anzi no, forse oserei dire ha superato gli 80 anni, credo che abbia compiuto proprio quest'anno gli 81 anni, Giglio Fantini è ancora lì, e allora è giusto il suo premio, è il veterano del circuito, ha sempre partecipato tutti gli anni al circuito, davvero i complimenti doverosi, e poi è una persona squisita, una persona che davvero è ben voluto da tutti, ecco, questo è tutto dire. Sono 14 ad essere premiati nella Master 6-7, oltre a Giglio Fantini che si è piazzato 14esimo, al 13esimo posto Dario Ferrari dello Robbie Cup Mountain Bike, al 12esimo Renato Radici del team Piton, 11esimo posto per Bruno Righi del team Zapp, 10° Angelo Donadoni del Brembert Valley, poi per il team Zapp ancora Osvaldo Lorenzi al 9° posto, mentre 8° si è piazzato Oliviero Valsecchi del Triangolo Ariano, 7° Maurizio Maffi sempre del team Zapp, e poi al 6° posto Angelo Togni del team Colpac, 5° Italo Rota della Cicli Pesenti team KTM, 4° posto per Carlo Cozzi ancora del team Zapp, e poi per quanto riguarda invece il podio, il 3° posto, 3° gradino del podio per il portacolori della Senza Freni Mountain Bike Club, speriamo che li abbia fatti aggiustare, Lorenzo Lemoni, al 2° posto Osvaldo Turotti della RS Bike, e al 1° posto Floriano Casadei dello Robbie Cup Mountain Bike, lo vedete lì sul gradino più alto del podio. Anche qui una bella e soprattutto una grande classifica davvero per quanto riguarda appunto questa categoria, e qui vedete che il vincitore Floriano Casadei ha chiesto un premio extra, un bacio dalle due miss, insomma beato lui, e credo che comunque l'abbia meritato. Il tempo per salutare questi nostri amici bikers della Master 6-7, adesso sul
podio è salito questo signore, si tratta del presidente della Federazione Ciclistica Provinciale di Bergamo, signor Claudio Mologni, che io conosco bene perché lui fa anche il direttore di gara, ogni tanto mi sgridava, l'ho anche detto lì sul podio, ha fatto una bella risata, ma ha perfettamente ragione, lui faceva il suo lavoro e noi l'abbiamo sentito al microfono e lo sentiamo per alcune battute. Non solo nel strada, ma anche negli allevatori e anche nelle gare su strada. Difficile, sono due ruoli particolari, in modo particolare se parliamo di direttore di corsa, mi occupo poi in modo particolare della sicurezza, e 8 anni che collaboro con la Federazione Italiana per mantenere costantemente in sicurezza i nostri ragazzi che sistematicamente li vedete sulle strade. Non oggi, giusto oggi, per quanto riguarda la sicurezza abbiamo avuto un incontro a Salso Maggiore con il presidente della struttura amatoriale, e qui stiamo pensando di aumentare quello che è la sicurezza anche a livello del fuoristrada. Pertanto sicuramente, prossimamente ci saranno delle novità. Dietro la scrivania, non sono abituato, sempre ho lavorato dietro la scrivania per anni, però faccio fatica comunque a rimanere in un contesto un po' particolare, un momento difficile, un grosso comunque applauso, mi sento di farlo, non solo agli organizzatori di queste serate, ma anche a tutti i ragazzi, a tutti gli atleti, non più ragazzi, perché questa sera ho visto anche dei ragazzi, ho avuto modo di dirigere comunque sulle strade, e adesso le vedo comunque, le vedo in un campato. Vedo anche tanti signori, sicuramente strapperemo applauso a questi signori e alle mogli, perché in effetti se questi ragazzi e uomini possono comunque fare questa attività, anche fondamentalmente c'è una grande valuta, l'applauso va sicuramente a tutti. Faccio fatica, sta dietro la scrivania perché ci sono tantissimi problemi, soprattutto la situazione economica di questo momento non è più felice, sicuramente lì stiamo soffrendo la vita. Però è grazie a voi, grazie ai nostri sponsor, comunque l'attività va, fuori strada, un'attività sempre. Ed è stato lo stesso presidente della FCI, Federazione Ciclistica, a chiamare sul palco i premiati per quanto riguarda appunto la conquista delle maglie tricolori, naturalmente e per quanto riguarda la strada e per quanto riguarda la mountain bike. Avete visto premiato per la Master 4, però praticamente questo Giuseppe Ravasio, questo signore, fa gara su pista, dunque lui si è classificato campione del mondo in pista nella corsa a punti a Manchester, campione italiano nella Trecce Mori, poi campione lombardo nella corsa a punti e campione bergamasco su strada a Brembate. Poi questo invece è Paolo Giovanni Previtali, Master 5, campione italiano della montagna, ha vinto sul temibile passo Crocedromini. Poi ancora sul palco, sale adesso Roberto Dardi, bronzo ai mondiali di pista nel seguimento a Manchester, medaglia d'oro alle Olimpiadi nei 500 metri di Torino, medaglia d'oro alle Olimpiadi nel seguimento 2000 metri a Torino, medaglia d'argento alle Olimpiadi della velocità sempre a Torino, campione italiano nei 500 metri nell'inseguimento Mori e col trailer praticamente e campione lombardo nei 500 metri nell'inseguimento 2000 metri maschile. Poi ancora sul podio Angelo Onofri, argento mondiale su pista nei 500 metri a Manchester, quindi bronzo mondiale su pista sempre in velocità a Manchester, medaglia d'argento alle Olimpiadi della velocità nei 500 metri di Torino, campione italiano pista nei 500 metri nella velocità Mori. E poi ancora Gianfranco Bertò, dovrebbe arrivare fra pochissimo, che si è laureato campione italiano e lombardo nella crono individuale a Gordona in provincia di Sondrio. E poi fra poco lo vedremo, due premiati anche per quanto riguarda questa stagione veramente bellissima. E due atleti, una la conosciamo benissimo perché è Simona Bonomi della mountain bike di Parre, che si è laureata campionessa italiana marathon proprio nel mese di settembre scorso, e eccola qua che va a ritirare il suo premio nella categoria Elite Sport, naturalmente donne. Brava Simona, l'abbiamo intervistata
mentre appunto c'erano i festeggiamenti della cena sociale, pranzo sociale del sodalizio della Mountain Bike di Parre, della quale Simona fa parte. E poi ancora un premiato per quanto riguarda la federazione ciclistica, il campione italiano marathon 13 della categoria Master 4, vale a dire Maurizio Solagna della VR Composite Racing, e dovrebbe arrivare pure lui, sempre premiato dal presidente provinciale della federazione ciclistica di Bergamo. Eccolo lì Maurizio Solagna, i complimenti a questo bravissimo atleta che naturalmente ha fatto tesoro della sua grande esperienza. Un piccolo presente anche al presidente della federazione ciclistica Bergamo, e adesso l'ultimo atto di quella che è stata forse, lo dobbiamo dire, insomma, la cerimonia più attesa, anche perché crea sempre un po' di suspense, un po' di, come possiamo dire, un po' di fascino particolare. Cosa succede? In pratica vengono chiamati, e fra poco vi dirò chi sono, i 30 all finisher, vale a dire tutti coloro, uomini e donne, donne ce ne sono due o tre, mi pare, un paio, adesso non lo so, no, una sola, Valentina Pesatori, che in pratica hanno portato a termine tutte e 13 le prove. Sono in 30, eccola lì Valentina Pesatori. Praticamente sono 30 atleti che hanno partecipato e portato a termine, sono andati quindi a punti in tutte le gare, hanno portato a termine le 13 prove del circuito 2013. Per loro c'era una bella felpa che gli organizzatori, a tutti e 30, hanno pensato di donare, e oltretutto c'era il premio più ambito che tutti gli anni viene estratto, vale a dire l'estrazione di una, fra loro 30, di una bici Specialized. È una mountain bike naturalmente offerta proprio da questa ditta, dalla Specialized, e in particolare, adesso vi dico anche da chi, praticamente il titolare della il negozio della Cicle Classic, responsabile della Specialized, Luca Bergamini e Alex Crippa, che hanno premiato primo con la distribuzione di quello che appunto era questa felpa, che è stata davvero apprezzata da tutti. E poi vedete al centro del palco c'è questa Specialized rossa che la nostra Emi Moretti sta inquadrando e che verrà estratta appunto con una sorta di lotteria da brivido fra tutti i 30 che erano presenti, tutti, beh, ci mancherebbe, i 30 che hanno finito, appunto, che si sono piazzati all'interno di questa classifica speciale, vale a dire i 30 all finisher. Ve li dico tutti in maniera veloce, per prima naturalmente parliamo di Valentina Pesatori, poi Bruno Righi, Osvaldo Lorenzi, Italo Rota, Carlo Cozzi, Floriano Casadei, Adriano Mottini, Giovanni Lauro Rota, Pietro Beretta, Fabio Gelmi, Franco Galli, Massimo Zanforlin, Massimo Barbaglia, Ivan Sana, Stefano Gherardi, Mario Nava, Fabrizio Baggi, Stefano Andrea Rossi, Cristiano Cocchi, Gian Michele Pasinelli, Cristian Bertocchi, Michele Bonacina, Enrico Nava, Mirko Bertasa, Luca Bergamini, Emanuele Onofri, Cesare Moro, Luigi Bonucci, Eddie Mazzoleni, Andrea Giupponi. Questi 30 che hanno partecipato, tutti in pratica hanno c'è scritto un bigliettino con il nome di tutti e 30 gli all finisher, si è messo in una busta e fra poco vedrete il momento, il suspense. Noi non vi possiamo documentare, è durata più di un quarto d'ora, insomma, l'estrazione del nominativo. Il bigliettino che veniva estratto e che in pratica su cui c'era il proprio nome, l'atleta purtroppo se ne doveva andare senza aver vinto, cioè si è preso comunque una bella felpa, e questo è già comunque un bel premio. Però, e poi naturalmente qui ci sono quelli che hanno vinto la categoria, si sono piazzati nei primi di ogni categoria, perché basta ricordare appunto Andrea Giupponi, Gigi Bonucci, ma tutti, Mirko Bertasa, Enrico Nava, insomma tutti hanno preso già qualche cosina, in più questa all finish. E poi l'ultimo bigliettino che restava nel sacchettino, nell'urna, per dirla in breve, è quello che si è portato via a casa, si è portato a casa questa bicicletta, questa Specialized. L'anno scorso, nemmeno a farlo apposta, la vittoria era andata ad Andrea Giupponi,
che dietro a Walter Manzoni sera aveva vinto la maglia di la classifica diciamo definitiva del circuito, era arrivato secondo, però si era consolato con questa bellissima bici. E qui siamo già andati, vedete, sono rimasti dunque 1, 2, 3, sono rimasti in 5. In 5, eccoli lì, uno aveva capito male il cognome, forse l'ho pronunciato male io, naturalmente se ne stava andando, invece era, vabbè, poco importa, abbiamo chiarito tutto. Allora ne sono, adesso in 4, attenzione, sono rimasti in 4, vediamo proprio questi ultimi momenti. E potremmo dire la storia si ripete, perché sul palco il vincitore della bici resta il secondo di quest'anno. Cosa possiamo dire? Ha masticato amaro, perché Andrea Giupponi, che era arrivato secondo l'anno scorso e che aveva vinto la bicicletta all'estrazione, si era consolato con questo splendido premio, e così è toccato quest'anno anche a Eddie Mazzoleni, una sorta di destino, diciamo, che ha voluto, insomma, premiare Eddie Mazzoleni, ma del resto questa è anche questione, lo sappiamo, di fortuna. Dunque Eddie Mazzoleni secondo assoluto, però si porta a casa un mezzo che da quello che è stato riferito vale all'incirca sui 1500 euro, insomma, il che non è assolutamente male. E poi la serata è proseguita ancora, perché in pratica in una serata come questa sono state date 3 biciclette per un valore complessivo, mi diceva Mario Rota, all'incirca sui 5.000 euro, biciclette che naturalmente un po' di questi contributi l'hanno dato gli sponsor, in questo caso la Specialized, che ha messo a disposizione gran parte del costo ha messo a disposizione la bicicletta facendola, dandogliela scontata. E adesso qui un altro momento importante, perché l'ultima estrazione della bici, praticamente Andrea Pontiggia e Antonio Tonoli, i titolari del negozio Bike Globe, hanno messo a disposizione un'altra bicicletta, o perlomeno gran parte del costo della stessa, proprio per chi, una cosa anche questa praticamente importante, una cosa per tutti i premiati di questa sera, dal 15° al 1° per ogni categoria, dal 10° al 1° e così via, i 30 all finisher eccetera, gli è stato assegnato un numerino, e su questo numerino è stato messo, in questa busta che tiene in mano Mario Rota, il primo estratto, se presente ancora in sala, perché tutto questo è avvenuto alle 23:30, se presente ancora in sala, che si presentava col numerino, praticamente portava a casa questa bicicletta, adesso non mi ricordo più il marchio, messa a disposizione appunto da Andrea Pontiggia e Antonio Tonoli. E praticamente anche qui si è rimasti lì fino all'ultimissimo, perché ci sono volute qualcheduno, praticamente i primi 3 estratti non erano più presenti in sala e dunque non si è potuto assegnare la bicicletta, e finalmente a un certo punto si è presentato un signore al terzo, non mi ricordo se al terzo o quarto estratto, e ha detto: io ho questo numero, non so se ho vinto qualcosa, e si è portato a casa quella bicicletta che vedete lì sulla destra. Del resto credo che, insomma,
l'estrazione sia parte culminante di un momento di fortuna. Beato chi l'ha vinta e soprattutto beati, dispiaciuti per chi non c'era più, non era più in sala e che era, ai quali era estratto il nome. Qui per la verità ha fatto un pochettino, lo dobbiamo dire, di confusione Michele Zambaiti, che vedete lì sulla destra appoggiato alla bicicletta, che è assieme a Mario Rota. Sono i due cospiratori, ma oserei chiamarli ideatori più che cospiratori, però quando sono assieme ne fanno peggio di Bertoldo, come si dice usando un modo di dire, e appunto comunque sono stati davvero, davvero bravi a allestire ancora una serata che passerà negli archivi. Vi ho già detto che erano presenti diversi giornalisti come Perego Giovanni del Pianeta Mountain Bike, i coniugi Grisoni per quanto riguarda il loro sito griso.it, dove si troveranno poi le fotografie, lo zio Reboldi per quanto riguarda Roberto Amaglio della BCBG, e poi ancora insomma tante persone, oltre naturalmente a Battista Merisio per la MTB Channel, c'eravamo anche noi come Antenna 2, questo è abbastanza comprensibile, e poi c'è anche la possibilità di vedere il tutto sul sito Sport sul Serio, naturalmente, che è curato in particolare dal sottoscritto. Ed eccolo qua il signore, non mi ricordo più il nome e chiedo scusa a lui, mi è sfuggito, non l'ho segnato da nessuna parte. Credo che non gli importi molto, se non gli dico il nome, gli importa sicuramente portarsi a casa questa bella bicicletta che vedete. E naturalmente io credo insomma che ci possa stare, questo fa parte del gioco, uno che ha passione andare in mountain bike resta lì, magari lui non credo, non me lo ricordo che abbia vinto qualcosa in questa serata, o perlomeno si è piazzato magari nei 15, però non diciamo così, non vincendo chissà che cosa, però insomma la fortuna l'ha baciata proprio all'ultimo momento e si porta a casa questa bicicletta che, come vedete, non riesco a vedere di che bicicletta si tratta, e qui Andrea Pontigia me lo sta spiegando, ma sinceramente non mi ricordo di che marca è, poco importa. Vedete, soddisfatto, insomma, tranquillo, e credo che nessuno più di lui possa essere soddisfatto questa sera per il momento che gli ha riservato. E giustamente le ultime parole sono toccate a questi due signori che vedete lì inquadrati. Dicevo, Michele Zambaiti e Mario Rota hanno parlato, ma velocissimamente, di quelle che saranno le novità del calendario 2014. Sembrano siano, anche se si sta lavorando ancora in proposito, non è nulla è confermato per il momento, ma pare che ci sia l'idea, ci sarà soltanto una defezione, una squadra, un paese che non parteciperà più al circuito, e mi pare che sia Schilpario, e questo credo che sia già stato suggerito, però entrerà una nuova società organizzatrice, dovrebbe essere il Team Bike Morotti di Nembro, con la gara dunque nel paese della Media Valle Seriana. Ecco, questa è la novità sostanziale, poi il regolamento che prevede alcune cose che comunque verrà spiegato nel suo insieme più avanti. E poi, come ultima cosa, non poteva mancare la seconda parte del filmato relativo alle performance, alle gare, un succo di quelle che sono state le splendide 13 gare. Questa è la seconda parte del circuito 2013.
Immagini curate un po' dal sottoscritto, un po' da Emi Moretti, un po' da Paolo Frigerio, ma curate, montate da Battista Merisio, che appunto ne ha assemblato un pochettino, le ha assemblate tutte. E proprio con questo ultimo filmato e queste ultime immagini, con il palco del Cineteatro di Trescore, dell'Oratorio di Trescore, che si accende per salutare tutti i bikers e per dare loro quello che poi sarà un appuntamento importante per il 2014, dodicesima edizione del circuito Robbie Cup. Importante perché ci sarà la gara della Valcavallina, la Cavalcavallina come è sempre stata chiamata, che praticamente sarà anche una prova valida per il campionato italiano marathon. Però siccome non tutti i bikers sapranno portare a termine questa prova, ci sarà una gara proprio nell'insieme, suo insieme a questa gara ci sarà una gara riservata anche per il circuito Orobie Cup. Grazie amici appassionati bikers per essere stati con noi. Buona serata da Lorenzo Nonno.